1, 2, 3, 4, 5, 6 e 4. Non mi sposto. Facciamo, ad esempio, approfondire questa parte, la parte dell'acciacciamento del verde. È quello che stiamo cercando di fare. Come si fa? Come si impara? Ok? Fase successiva. Perché facciamo l'impasto omogeneo? Andiamo all'essenza, cerchiamo la motivazione chiave. Perché sono tutte vere le cose che avete detto, ma non è il centro, è una cosa, il succo. Non è il succo sta da un'altra parte. E alla fin fine, tutto quello che abbiamo detto ci può non interessare. Se noi conosciamo il succo, quella piccola cosa lì, tutto il resto viene di conseguenza, non importa se è. Omogeneamente o disomogeneamente? No, ho capito, se la materia, se la materia è disomogenea, non è uguale in tutte le sue parti, sarà facile direzionarla o più difficile? Perché in un punto si comporta in un modo, in un punto si comporta in un altro. Amalgamarla. Se la materia è tutta uguale, sarà semplice gestire e dare la direzione.